Da un posto che ho letto su internet, mi è venuta l'idea di fare questo video, di registrare questo video. Il posto era questo: una persona si lamentava che in multifrequenza non otteneva risultati, passandola alla monofrequenza in poco tempo, a detta sua, ha guadagnato tipo 3 centimetri di muscoli sulle braccia in 2 mesi, quindi quasi mezzo centimetro a seduta, cosa davvero incredibile se fosse vera. Poi vai a scoprire più a fondo e si vede che questi in monofrequenza si iperalimentava mentre veniva da una multifrequenza dove stava in una forte dieta ipocalorica. Uomo giovane con una dieta da 1600 calorie. Quindi, ragazzi, io l'ho sempre detto, se volete aumentare di massa muscolare dovete mangiare. Se non mangiate è impossibile, non potete prendervela con la scheda di allenamento. Se state in dieta, se state in dieta ipocalorica, lo dice stesso la parola, assumete meno calorie di quelle necessarie per il mantenimento. Come potete pensare di aumentare di massa muscolare se state assumendo meno calorie di quelle che vi servono solo per mantenere il vostro peso forma? È ovvio che se state in un forte stato ipocalorico, è ovvio che qualsiasi esercizio fate successivamente è ininfluente, in quanto se andate ad iperalimentare, quindi andate da situazione ipocalorica ad una situazione ipercalorica riguardo la dieta, è ovvio che andate a riscontrare risultati importanti. Quindi non guardate solo un aspetto, ma l'allenamento è una triade: allenamento, alimentazione e riposo o recupero. Non lo dimenticate mai. Ciao e alla prossima.